Mentre San Marino aspetta comodamente seduto in poltrona all'inizio dell'Italian Baseball Series, il grande duello fra Parma e Bologna, con in palio un posto in finale, sta per raggiungere il momento decisivo, in un crescendo rossignano di emozioni e colpi di scena. La serie finora ha confermato, forse anche superato, i propositi della vigilia di equilibrio e spettacolo, fra partite decise all'ultimo lancio, finali a sorpresa come quello di gara 4 e anche qualche polemica come in gara 1. Il Parma Clima finora è stato più cinico, ha sfruttato meglio le occasioni principali e ha mostrato di avere un line-up, oltre che ben assortito, anche molto potente, capace di mettere a segno tre fuoricampo, tutti determinanti per le vittorie in gara 4 e 5, con tre battitori diversi, controlli zero realizzati fin qui dall'Unipol 6. Le mazze ducali sono state in grado di minare le certezze di Raul Rivero, l'asso della rotazione del Bologna, per due volte sconfitto nella serie, mentre oltre ai punti forti Montilla e Contreras, il Parma ha potuto contare sulla grande reazione di carattere dei lanciatori italiani Fabiani e Aldeghieri, protagonisti di una grande prova in gara 5 dopo le difficoltà della seconda partita. Ora la serie torna al Falchi per gara 6, quando il Bologna, per provare a portare la serie alla bella, potrà contare sugli stessi lanciatori comunitari, Gouveia e Scafidi, a cui si è affidata per il successo di gara 3, mentre dall'altra parte Luis Lugo è chiamato al riscatto. Il campionato di softball invece riparte dopo la settimana di pausa per le coppe europee, con i nomi delle qualificate alle semifinali già note, ma con le posizioni ancora da definire. Nel girone A, il pareggio fra Collecchio e Pianoro ha permesso anche al Saronno, dopo il Bollate, di staccare il pass per i playoff, e ora, nella corsa al primo posto, è l'Inox Team che ha il coltello dalla parte del manico. Se Longhi e compagne, freschi di trionfo in Coppa delle Coppe, vinceranno anche solo tre delle quattro gare che ancora devono disputare, saranno certe di conquistare il primo posto nel girone. Per il Saronno il calendario è favorevole, dopo la Sestese, già certa di partecipare ai playout, all'ultima giornata l'avversaria sarà il Collecchio, tagliata fuori dalla corsa alle semifinali dopo il pari con il Pianoro. Nel girone B è già certa la qualificazione ai playoff di Caronna e Forlì e la Rei Vendors, in virtù degli scontri diretti favorevoli, ha virtualmente due gare di vantaggio sulla Poderi dal Nespoli. La squadra di Blanco dovrà evitare passi falsi contro un Parma costretto a vincere per tenersi al riparo da sorprese nella corsa per scongiurare l'accesso ai playout, un testa a testa che solo un colpaccio del Nuoro al Buscherini riaprirebbe a favore del Banco di Sardegna. Posta in palio meno importante, infine, nella doppia sfida fra Castellana e Bussolengo, quest'ultima già matematicamente retrocessa, la prima sicura della permanenza in A1, ma fuori dai giochi per i playoff.